Ottimo IQ cestistico. Stephenson si è messo in visione. Iber non trova nessuno, allora deve improvvisare, non la situazione che volete per la vostra squadra. A Boylen e direi a Brian Shaw, che è l'associate head coach di questa squadra, ovvero sia il co-capo allenatore e una specie, anche se dobbiamo sottolineare specie, di offensive coordinator per i Pacers. Esatto, la situazione è tipo Michael Curry a Philadelphia, è più che un assistente. Ricezione per Courtney Lee, stoppata di Hibbert, la palla finisce in mano a Garnett, liberato allo scadere di 24 secondi Bradley, che sbaglia il tiro, prova a tenere vivo Bass senza riuscire a controllare. Meno 13 con Brandon Bass sul terreno di gioco nei primi 24 minuti. Eccolo qui, il primo piano per Doc Rivers, l'uomo su cui sono appuntate la maggioranza delle speranze dei Celtics e direi dei timori delle avversarie, che tutto vorrebbero vedere nei playoff, tranne che i Celtics motivati e in decente forma fisica. E allenati da quest'uomo che sta da Vogel, è la chiave di tutto, perché indipendentemente da chi va in campo, se c'è lui in panchina, questi sono una squadra. A proposito, recentemente visto al seguito del figlio, voi direte, Austin, no, c'è l'altro, Jeremiah, che al momento sta giocando con i Red Claws del Maine. Che giocavano contro la squadra di D-League dei Boston Celtics. Garnett finisce per terra, diciamo che lo sport è sempre stato importante in famiglia. Rivers, tra l'altro, è nipote di quel Jim Brewer che ha entusiasmato il pubblico canturino e che ha segnato una finale di quella che allora si chiamava Coppa dei Campioni, quel di Grenoble, con un memorabile 7-7, e quella era la parte che non sapeva fare l'attacco. Partita d'altri tempi, ai 60, 6-9-6-8. 6-9-6-8, perfetto. 2-9-2-2 il primo tempo. C'eri? C'eri, perché tu no. Chiedo, non ricordo. Ci sono anche reperti fotografici, fotografici. Perfetto. 5-1-4-5, vantaggio per i Pacers, ultimi 9 minuti del terzo quarto, palla 2, Garnett contro Hibbert. Questa la tocca Hibbert, anche perché è lungo, troppo lungo anche per Kevin Garnett. Possesso per i Pacers, Hibbert arriva a ribaltare per Stephenson, altra presa di posizione da parte di David West, l'uscita di Hill, Hibbert bene per il taglio lungo linea di fondo di George, grande guizzo da parte di Paul Pierce, poi il recupero di Stephenson, gioco di prestigio negli spazi brevi, genio e sregolatezza, ma quando c'è il genio, ragazzi, questo è veramente un atleta come ne passan pochi. Visto a Cincinnati nei derby contro Xavier, la partita tendeva ad accenderla lui fisicamente, non ha ancora visto una rissa a cui non partecipare. Signor giocatore, sa fare due o tre cose, ma nelle NBA ti tornano utili. Blocco di Garnett piuttosto duro, poi canestro del predetto Garnett. Boston rimane aggrappata con le unghie alla partita. Blocco di David West, palleggio per Hill, triangolo con Hibbert che non si chiude. E allora uno contro uno da parte di West, grande palla nell'angolo per George. Oltre a quello che ti dà in difesa, tira anche così dagli angoli. Però vanno dove li porta West, che è pros pro, come dicono in America, un professionista tra i professionisti. Eccolo qui, lavorare a 45 gradi, ancora buona difesa su Paul Pierce, recupera su Garnett e poi fa un cambio al volo con Hibbert, che però perde la possibilità di aiutare sulla penetrazione di Courtney Lee. Buona pazienza per l'attacco dei Boston Celtics. E West l'è presa con Hibbert dicendo, mentre qui andiamo a rivedere l'azione precedente di questa dinamo vivente, è un giocatore nevrile, se ne avete visto uno. Si è arrabbiato con Hibbert, West ha detto non spendere quel fallo, ci sono io che sto chiudendo la rotazione difensiva, l'hai proprio buttato via. Abbiamo citato in precedenza la rissa che è costata la sospensione a Roy Hibbert, hanno detto a Indianapolis, beh, rissa per questi quattro spintoni, la rissa è quella di Auburn Hills. Ovviamente, l'avvantaggio rispetto a quella di Auburn Hills, che non c'era in tribuna tale John Green, che ritenne di buttare della birra sulla testa di Artest in goiesco abbandono sul rotor. Però rissa. David Lee, nell'NBA sono tutti strani, ma David Lee secondo me è un po' più strano degli altri, ha ritenuto opportuno attaccarli te con Hibbert che vedete. Per motivi misteriosi Stephen Curry al garrese, al tondino, cos'è, 65? 1,85. 1,85 si è presentato ed è andato giù due volte in 5 secondi come in un film di Bud Spencer, non sto scherzando. Cioè Iber l'ha steso ma senza impegnarsi due volte, poi è arrivato Stephenson e come notate dalla debilità la cosa si è complicata. Prende una grande corsia di penetrazione e sta facendo una partita terrificante Stephenson.